Io bilancio. Capriccioso, simpatico, vanitoso, spontaneo, questo è Cristiano Malgioglio, una star del jet set internazionale. Ai mamma Ines, todo lo che meraviglia, sembra un bar di periferia, che chic. Cristiano nasce a Ramacca, in provincia di Catania. Da bambino manifesta una sensibilità e una voglia di esprimersi che lo porteranno presto a lasciare la Sicilia in cerca di successo, contro il volere della madre. Io avevo vinto due concorsi, uno alla banca e uno e un altro concorso nelle poste. Mia madre era felicissima, un giorno gli disse: mamma, guarda, io non vado né l'uno né nell'altra parte. Ho avuto tante storie. Negli anni 70 il mondo della musica gli apre le braccia. La vittoria a Sanremo di Ciao cara come stai, scritta per Iva Zanicchi, lo fa notare da un regista raffinato come Luchino Visconti. Malgioglio rimane affascinato dal cinema, ancora oggi, uno dei suoi sogni è nel cassetto. Io voglio fare del cinema e tutti dicono che io sia televisivo e che non posso fare cinema. È il gusto per la provocazione a caratterizzare i suoi più grandi successi. Malgioglio non si cura delle chiacchiere e dei ben pensanti, anzi si diverte a provocarli. Con i testi delle sue canzoni oppure come perfido opinionista. La sua musica, il suo stile riscuotono consensi e premi, alcuni originali, come quello ricevuto per il suo ciuffo. Ero l'unico ad avere il ciuffo, poi era molto più alto, molto più bianco e questi stilisti sono impazziti. Artista versatile, a tutto tondo, la televisione lo reclama e lui nel 2000 affianca Massimo Giletti conducendo Casa Rai 1. Diventa ospite richiestissimo e nel 2007 naufraga sull'Isola dei Famosi. Nell'ultimo decennio le sue mise sgargianti e la sua impertinenza lo rendono uno dei personaggi più seguiti e imitati del piccolo schermo. Io sono l'unico paroliere in Italia che fa la rima baciata. Sai com'è la rima baciata? Prima fai la rima. E poi balli la baciata con un gubano o un metro novanta. Poliedrico, pittoresco, provocatore, come un vero animale da palcoscenico, sa che anche così si costruisce un personaggio. Tu stai con me.